Claudio Casadio, per il terzo anno confermatissimo coach della Covembe San Lazzaro. Il primo anno i playoff con la quasi promozione, il secondo anno una promozione diretta dopo un campionato glorioso. E quest'anno? Quest'anno, vabbè, gli obiettivi sono comunque di essere sempre in crescita. E come è successo l'anno scorso, in questi tempi, la domanda: siete una squadra di promozione? Ha detto: finché non vedo gli altri, è inutile che stiamo a parlarne. Io credo che adesso non posso nemmeno dire: siamo una squadra che lotta per non retrocedere, lottiamo per il centro classifico, lottiamo per la promozione. Non lo so, però la cosa che so è che vogliamo lavorare bene e che abbiamo puntato sull'organico. In gran parte quello dello scorso anno che ha fatto la promozione, puntiamo sulla nostra crescita, perché sono convinto che queste ragazze possono migliorare ancora tanto, per cui alla fine, se saremo bravi, sono convinto comunque che ci faremo rispettare. Senti, leggendo ovviamente le cronache dei vari siti internet estivi, ti sei fatto un pochino il quadro delle avversarie che dovremo incontrare, quindi vedi qualcuna che può essere più forte delle altre, o credi che sia ancora molto molto presto per dirlo? Ma io penso che sia molto presto, diciamo che sono proprio gli organici veri e propri, non li conosco ancora. E penso che ci siano squadre comunque alla nostra portata, però soprattutto credo che sarà un campionato di livello molto alto, perché questa benedetta crisi che è piovuta soprattutto sulle alte categorie, penso quindi che sarà facile ipotizzare 1-1 di minor livello. Le atlete più forti sono finite all'estero, quelle che rimangono o sono giovani o sono sottopagate, per cui molte atlete sono tornate vicino a casa, si sono messe a lavorare, e quindi può darsi che ci siano giocatrici di A1 potenzialmente che però tornano a lavorare nella propria città e giocano in B1 anche per 3 lire. Quindi lo scenario che si apre è talmente particolare che non voglio neanche stare a interpretarlo adesso. Come ho detto prima, l'importante è non aver paura di nessuno, rispetto per tutti, che è una frase fatta, però è una cosa che ci ha accompagnato per questi 2 anni, faremo così anche quest'anno. Per scelta tecnica non farai la Coppa Italia, come pensi di articolare questo lungo precampionato che ci porterà al 13 ottobre? Sì, non facciamo la Coppa Italia perché molto spesso ti porta a giocare troppo presto e soprattutto partite anche di basso livello. Invece noi abbiamo organizzato insieme al Montale, insieme al San Michele di Firenze, che l'anno scorso ha battagliato per una stagione intera con noi per la promozione, e poi anche con la squadra di Parlatini di B2 del Borgo Panigale. Insomma, abbiamo organizzato un torneo che alla fine assomiglia in tutto e per tutto a una mini Coppa Italia, però fatta, ripeto, con le squadre che volevamo, fatta abbastanza vicino, e questo sarà un bellissimo rodaggio in vista del campionato. E noi abbiamo tra l'altro una rosa, credo, molto, che presenta molte sfaccettature, quindi le atlete avranno in questo modo tutte le possibilità di giocare, di esprimersi prima dell'inizio del campionato, dove dovremo già avere le idee chiare. Martina Povolo, uno dei volti nuovi della Covembe 2012-2013, una piccola presentazione è doverosa per i vari tifosi della Pallavolo San Lazzaro. Allora, ciao a tutti, sono Martina, ho 22 anni, sono del 90, nata il 19 febbraio. E lo scorso anno giocavo a Cerea, in provincia di Verona, mentre l'anno prima sempre a Verona, però in un'altra squadra, la Pallavolo Antares. Abbiamo fatto fatalità in tutti e due i campionati, siamo arrivate quinte, quindi siamo ben classificate. Anche l'anno scorso era una squadra neopromossa e quindi ha portato bene, e speriamo di dare il massimo e quindi fare i massimi risultati anche qui a San Lazzaro. Anche perché obiettivamente devo dire che sei stato il pezzo forte del mercato della Pallavolo San Lazzaro. La squadra che ha vinto il campionato ovviamente doveva essere rinforzata, e noi crediamo che la tua esperienza ovviamente serva anche alle ragazze che non hanno mai provato la categoria di capire in che campionato si troveranno a giocare. Beh, certo, io sono già 3 anni che gioco in B1, quindi qualcosa ho già visto, qualche giocatrice, anche perché trovandoci nel campionato, nel girone B, più o meno le squadre incontrate sono quelle degli anni passati. E ho visto il gruppo, mi è piaciuto tantissimo da subito, infatti la cosa che mi ha convinto a venire qui è stata la prima impressione, molto positiva, e sono molto entusiasta di iniziare questa nuova stagione, e si parte.
Senti, durante l'estate avrai guardato anche tu i vari siti internet per vedere le altre squadre, nostre avversarie, che tipo di squadra avevano fatto. Riesci già a farti un'idea un po' di una scala di valori oppure no? Credi che sia ancora molto presto? Beh, ho visto molte squadre del nord, Trento, anche Cerea stessa si sono rinforzate. C'è un campionato che ci aspetta che sia molto difficile, ma io credo nelle nostre potenzialità. Siamo una squadra molto giovane, quindi sicuramente la crescita nel corso dell'anno sarà rilevante e fondamentale per dare i massimi risultati. Alice Scapuzzi, un altro dei volti nuovi della Coveme VIP San Lazzaro che affronterà il campionato di B1. Una piccola presentazione per i tanti tifosi che ti sosterranno durante l'anno è ovviamente doverosa. Sì, ho 19 anni, vengo da Fiorenzuola d'Arda in provincia di Piacenza. La stagione scorsa ho disputato il campionato con obiettivo risarcimento di B1, serie B1. Niente, siamo... Come è andata? Ci siamo classificate seconde a pari punti e abbiamo disputato i playoff, ma non siamo riusciti a ottenere il risultato per passare in A2. Però insomma avete giocato un campionato di altissimo livello, quindi comunque la tua esperienza del campionato di B1 è un'esperienza che ti permetterà anche di dire alle ragazze che tipo di livello ci troveremo ad affrontare. Sì, sicuramente è un livello molto alto, poi guardando anche le squadre, già la composizione delle squadre di quest'anno ci sono buone giocatrici e poi io con la mia esperienza, essendo stato il secondo di Simona Ghisellini, ho appreso tanto perché essendo, cioè, lei ha giocato anche a alti livelli, Serie A così, quindi mi ha insegnato tanto. Bene, quindi la tua pensi che sarà un'esperienza vincente qua a San Lazzaro? Spero di sì, anche spero di portare tante cose alle ragazze e spero sia positivo. Ottimo. Vai. Chiara Ferretti è un altro dei volti nuovi della Coveme Pallavolo San Lazzaro che affronterà il campionato di B1. Una presentazione per i tanti tifosi che ti sosterranno sulle tribune è doverosa. Ma io ho fatto esperienze di B2 a Reggio Emilia, ho giocato per 2 anni con la nazionale di beach volley e adesso mi rimetto in gioco per vedere se in B1 si può fare qualcosa. Abbiamo infatti tutti letto durante l'estate delle tue imprese, tra virgolette, del beach e il fatto che comunque nel ranking finale del beach insomma sei nelle prime 10, quindi insomma un'esperienza importante, anche faticosa, nel senso che ti senti in perfetta forma oppure perché ho questo lavoro di beach durante l'estate e adesso dovrà integrarsi con il lavoro particolare da fare in indoor? Beh, adesso sicuramente la forma fisica sarà... Adesso mi sento bene, mi dovrò adesso adattare alla palestra, ma sono pronta e carica per iniziare. Devo dire che Claudio Casadio, il coach, ti ha fortemente voluto per la tua duttilità tecnica e tattica, il fatto che tu sei un atleta estremamente versatile che potrà giocare sia in posto 2 che in posto 4. Tu confermi ovviamente queste aspettative. Io spero di non deludere le aspettative. No, assolutamente, crediamo proprio che non sarà così. E che pensi del campionato di B1? Conosci, hai letto qualcosa sul giornale delle varie altre squadre oppure ti sei focalizzata sul beach? No, mi sono focalizzata nel beach e adesso... Stacchiamo la spina e sì, partiamo con esatto. L'indoor. Ok, grazie.